Galacticos, Galacticos, MP Galacticos, Galacticos. Siamo gli All Star, stelle che nascono in mezzo alla strada per sfondare porte di ogni città. Oh, vai a cambiarti, dai, che devi scaldarti tu. Qui siamo. Ragazzi, ciao a tutti, io sono Riccardo Dose. Oggi giochiamo contro il Real Calma. Siamo calmissimi, dobbiamo fare una intro veramente calma. Non dobbiamo pensare a nient'altro, testa libera. Partita importantissima e c'è un ritorno clamoroso. Cazzo. Non lo vuoi abordare qua subito? C'è quello forte, quello forte. Dai, vieni con lo spazio. Vieni qua, vieni qua. Dopo l'infortunio è tornato. Ecco. Finalmente Dose è data fuori dai cronometri. Calma. Abbiamo detto che giochiamo contro il Real Calma, raga. Sereni. Siamo tranquilli. Allora, sereni, dai. Classifica dice che siamo terzi in questo momento con una partita in meno. Se vinciamo, ragazzi, torniamo primi in classifica. Ragazzi, allora, finché io direi di andare a riscaldarci in campo. Andiamo, ragazzi. Tutte le volte facciamo un minuto di riscaldamento. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Buonasera Dematoshi, un'altra partita degli All Star Galacticos dopo il clamoroso pareggio in extremis contro l'Art Group. Oggi nella partita che precede il derby dei derby, vero, quella contro i Seven Sins, scende in campo la squadra di Ricky Dose contro il Real Calma. Una partita importante perché arriva quindi dopo un pareggio subito in maniera rocambolesca al termine della partita contro l'Art Group. Oggi serve il riscatto in campo e attenzione perché la possibilità arriva subito, e il palo da parte di Romeo. Allora, rimasti in gioco loro, buono il pressing, ma funziona solo a metà. Allora la possibilità del Real Calma dentro l'area di rigore, Sergei con un miracolo totale alla prima occasione del Real Calma. Dopo 1:13 abbiamo già avuto due grandissime occasioni, una per parte. Allora vediamo Romeo, grande giocata di suola, arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione, battuto velocissimamente. Allora fu Nicoli Zazà alla sinistra per il Fiche che prende la mira, parte il tiro del Fiche con il sinistro, poi la possibilità di nuovo al volo. Inizio shock di questo All Star Galacticos Real Calma. Mamma mia, altro anticipo di Cite questa volta. I due portieri subito protagonisti dopo 120 secondi. Mettiamoci comodi, ragazzi. Pallone in mezzo dentro l'area di rigore. Sfiora soltanto di testa l'attaccante del Real Calma. Rimette in gioco Sergei per l'arciere e il Fiche. Il 10 rientra col destro. Ovviamente pensa alla conclusione, poi il pallone centrale per Romeo. Si butta dentro Funicoli, eccolo qua, dentro l'area di rigore, spara la porta di suola, il lavoro del numero 24, ancora Romeo che allarga, extra pass per il Fiche con il destro! Mamma mia! Che inizio! Clamoroso di match! Parte il tiro, è un gol fantastico, non ci credo! Devastante! Il gol di Simone e il Principe Berlini. Impressionante conclusione. Mamma mia, 4 minuti 1-0. Berlini voleva crossare. Dice che voleva crossare Mr. Empi. Qua però mi sembra che aveva preso proprio la mira il numero 24. Attenzione, il Fiche prende anche lui la mira su calcio di punizione. Pallone potente ma non preciso. Errore qua di El Fiche che si lamenta forse con se stesso. Allora la possibilità dentro l'area di rigore, il tiro, gol. Il gol del Real Calma. Fortunoso sì,
però c'era spazio per la conclusione dentro l'area di rigore. Sergei se la ritrova praticamente dentro la porta. Attenzione, arriva il fischio dell'arbitro direttamente dal kick-off. E il Fiche coi pugni, il portiere. Funicoli Zazà sotto la curva. Manovra lo Star Galactico. Scarpani che c'è un buon tiro, lo prova. Sergei, sempre per Funicoli Zazà sulla sinistra. C'è il Fiche, l'arciere. Osserva il posizionamento dei compagni, chiede un fallo di mano che non arriva. E allora si procede con il contropiede per il Real Calma. Sulla tre quarti il tiro smorzato da Romeo, facile per Sergei che la tiene in campo. Il Fiche è nervoso in questo inizio di partita, deve un attimo calmarsi. Attenzione, ancora il Real Calma, sempre sugli esterni, fa malissimo. Poi Carpani ci mette una pezza fondamentale qua. Angelino Carpani, Romeo con il tiro, altra risposta del portiere del Real Calma che sta diventando un vero e proprio fattore. Calcio di punizione morbido. Carpani e Berlini devono allontanare. Berlini lo fa in grande stile, il capitano di questa sera. Poi però sbaglia il numero 11. E attenzione alla possibilità del tiro. Sergei, ritmi altissimi in questo match. C'è poco tempo per respirare, 9 minuti e 40. Angelino Carpani a manovrare per Elfiche, l'arciere, il numero 10. Sterzata, tiro sul primo palo. Non è stato sorpreso però il portiere del Real Calma. Altro pallone sul secondo palo, ottima palla di Ciempi. Poi altro ennesimo corner guadagnato. Elfiche alza un po', dice il mister del Real Calma. Poi il tiro del Fiche sbatte sulle gambe di Carpani. Buono il movimento, attenzione. Dentro l'area di rigore, tiro sul primo palo. Questa volta Sergei non si fa sorprendere in nessun modo. Difende bene la difesa del Star Galacticos. El Fiche dentro per Funicoli, traversa clamorosa. Buonissima l'azione dei due. Partita chiusa, ragazzi. Un po' chiusa oggi la partita. Empi dice un po' chiusa. A me sembra che siano arrivati tantissimi tiri invece. Attenzione, Berlini ci ha riprovato. È il principe. Rimette in gioco la squadra del Real Calma. La possibilità, attenzione, dal limite dell'area con il mancino altissimo. Funicoli prova a diventare, arriva da una grandissima partita contro l'Arte Group. Funicoli e sembra essere in palla anche oggi. Doppio passo, se ne va, allarga per il Fiche dentro l'area di punta, centrale. E il Fiche dice: ma cosa devo fare per segnare? Calma, arciere. Attenzione, Citte con una proverbiale ciabattata. Attenzione, pallone dentro ancora per il Fiche. Possibilità, stop e tiro. Chiede il fallo di mano. Si lamenta tantissimo il Fiche. Empi dice rigore. Si prosegue però. 15 minuti e 45 secondi. Sergei per Romeo. Pallone per Funicoli sulla tre quarti. Con i laccetti del pantaloncino fuori, perde il pallone però il numero 24. Attenzione al Real Calma dal limite dell'area. Grande chiusura di Romeo. Allora Citte, possibilità contropiede. Allargato il pallone per il Fiche. Con sufficienza qua il numero 10 non riesce a stoppare il pallone. Poi lo prolunga. Berlini ci mette una pezza, ma è ancora il Real Calma a manovrare questa azione. Mamma mia, che gol! E questo merita veramente gli applausi. Devastante, bellissima traiettoria sotto l'incrocio. Real Calma quindi passa in vantaggio. E già qua con Berlini se la gioca, eh? Anche se preferisco il gol del principe. Attenzione, Romeo ha provato. Sempre Romeo, rimettere in gioco con le mani per Angelino Carpani. Altra conclusione violenta ma non precisa. Sergei, Angelino, Elfiche, velocissimo, Elfiche dentro l'area di punta. Elfiche sotto la curva, 2-2. E questo è un gran gol. Ha tolto il tempo a difensore e portiere con questa puntazza che va a mettersi nell'angolino. Le partite le vinciamo tutte. E Pi dice una grande verità, ma non è facile. Attenzione, Romeo, buonissima la parata del Real Calma sullo scadere del tempo.
Vediamo se c'è l'ultima possibilità. No, finisce il primo tempo. 2-2. Questi qua ormai li massacriamo. Ci serve uno che ha un po' di punti, un punto di riferimento davanti. Guarda, quando viene a prendere la palla, però deve venire la palla. Guarda che sta giocando benissimo. Benissimo, molto bene, te lo giuro. Facciamo delle migliori partite, molto bene. Le migliori partite. Giustamente loro hanno cercato due tiri. Quanti tiri hanno fatto, raga? Due tiri, eh? Due tiri, due gol. Ha fatto un gol della Madonna, l'altro ha preso pallo, carambola, ci può stare. Ma raga, noi abbiamo fatto 10 minuti, questo viene apparato bene. Ok, basta, adesso dobbiamo essere solo calmi, come dice lui, piuttosto tiriamo meno. Pronostico della partita? 4-2 per me. Teniamo aggiornato Ricky, un momento Ricky, rinizia il secondo tempo, ho fatto una ramanzina un po' a tutti e adesso abbiamo fatto i cambi. Ah no, non è vero, siamo in 7 contatti, scusa, non mi ricordavo che non ci siete. Tanto Empi parla con Ricky, grande assente, attenzione il fiche. Dicevamo Ricky, grande assente di questa sera, Empi ha provato ad aggiornare. Fine primo tempo 2-2, ha pronosticato il mister un 4-2 finale, vedremo. Intanto sono già arrivate una pioggia di conclusioni in questi 2 minuti e 32 da parte degli All-Star Galacticos, ma Real Calma punge quando può e abbiamo visto anche nel primo tempo che sa farlo in maniera letale. Attenzione, Funicoli, grande giocata, Funicoli! Altrettanto grande giocata dalla difesa del Real Calma. Grande apertura per Simone il Principe e il capitano Berlini. L'appoggia malissimo però per Cite. Allora la possibilità per il Real. Dentro l'area di rigore, gioco di gambe. Cite non ha mollato per un secondo gli occhi sulla palla. Attenzione, Romeo perde ma poi la riconquista. E allora contropiede per il Fiche. Ancora Romeo dal limite. Si propone anche Cite. Il numero 8 ad esterno per Cite. Dice Empi che ha perso il tempo ed è così per gli All-Star Galacticos. Funicoli per El Fiche, tiro ancora sul corpo dei difensori. Stanno tirando tantissimo da lontano i giocatori dello Star Galacticos. Poche volte però arriva il tiro preciso. Esce Sergei come un gatto a recuperare il pallone. Attenzione al sinistro. Calcio d'angolo battuto morbido. Colpo di testa, si disperano i due giocatori del Real Calma. Attenzione perché c'è un'altra possibilità. Da fuori Sergei ci mette una pezza. Si va velocissimi anche con le immagini. Romeo per Funicoli che guadagna un calcio di punizione. Proteste veementi da parte del Real Calma, ma la punizione può essere importante. Tre in barriera. El Fiche. Parte El Fiche con i piedi il portiere. Ancora Romeo a giganteggiare a centrocampo per Cite. Dentro per l'inserimento di Funicoli. Era buonissima l'azione. Poi Berlini buca. E allora la possibilità del Real Calma contro Carponi. Freddato Sergei. 3-2 contropiede letale del Real Calma. Qua Berlini ha perso un pallone sanguinoso. Fammi la punta. Abbiamo bisogno di te in punta. Che ti fai salire e ti dai riferimento. So che non è il tuo ruolo. Oggi senza il Brudi là davanti. Non è facile trovare il punto di riferimento. Pallone a cercare sul secondo palo Berlini. Ma c'è un buco in difesa. Berlini ritorna. Ma è ancora Real Calma che è in possesso palla. Sulla tre quarti. Altra grande giocata. Poi entra in scivolata. Forse piedi uniti. Fa gol. Ma il fischio è arrivato nettamente prima. Sono pienamente d'accordo con la decisione dell'arbitro. Questo è un intervento pericoloso. Attenzione perché Funicoli ha la possibilità di andare per El Fiche. Dentro per Romeo! 9 minuti, 0-6 i secondi, 3-3. Grande azione. E ora ci stiamo per buttare nell'ultima parte di partita. Siamo sul 3-3 e vedremo quale delle due squadre avrà più voglia, più cattiveria per vincere. Berlini questa volta con una grande chiusura. Capitano Romeo con il mancino per Funicoli. Zaza sta arrivando alla sovrapposizione del Fiche. Troppo lento però Funicoli. E allora deve ritornare e commettere fallo. Ma attenzione, Funicoli prende il giallo. Pallone dentro Angelino Carpani di testa. Poi ancora l'arciere che prova a mettere il turbo ma viene fermato. Ancora l'arciere, pensa al tiro. L'arciere, la palla rimane lì, Berlini. Mamma mia. Ma dove ha tirato Berlini? Esulta. Incredibile conclusione di Berlini, che fa il paio forse con il gol. Attenzione, Funicoli.
Ancora lotta, ricordiamo, già ammonito il numero 24 degli Star Galacticos, che con astuzia riesce a portare via il pallone. Disperato il numero 24 qua, con grande mestiere il giocatore del Real Calma. Tanto pallone rimesso in gioco. Carpani di testa per il Fiche, che ci ha provato di sinistro e ci vuole più calma. Questo non era mai fallo, a mio parere. Entra Empi addirittura in campo a lamentarsi. Qua Berlini aveva fatto un grande intervento, poteva essere un break decisivo. Intanto 13:40, scorre il tempo, scorrono i secondi, il pallone dentro l'area di rigore per il Real Calma. Grande chiusura di Sergei. Citte dalla parte opposta per Carpani. Angelino che c'ha un buon tiro, ma preferisce allargare per Romeo, che sta giocando un'ottima partita. Romeo! Fuori di poco. Sergei dice Citte solo ed è così, e riesce ad impostare per Romeo. Sovrapposizione di Berlini che riporta via l'uomo, poi riceve palla. Lato corto dell'area di rigore, il numero 11 è il principe, il colpo di tacco del Fiche. Morbido sulla tre quarti, attenzione, pallone dentro, Sergei decisivo. Ci sono tante occasioni da una parte e dall'altra, è tutto ancora in gioco. È tutto ancora in gioco. Mancano 5 minuti più o meno al termine della partita, considerando anche qualcosa di recupero. Calcio d'angolo per il Real Calma, pallone messo in mezzo, la possibilità ancora per impostare di Funicoli. Zazà, ma viene francobollato dall'avversario che riporta via il pallone. Poi il tiro, che è una bordata vera e propria. Sergei ci mette i pugni. Attenzione, il Fiche con grinta riesce a ripartire. Attenzione, il Fiche dalla parte opposta per Funicoli, che prende la mira. Funicoli, Zazà, 4-3, gran gol. Con cattiveria sono andati a prendersi questo vantaggio. Poi Real Calma ha provato a freddare Sergei da lontano. Funicoli ancora prende la mira, ma ci vuole calma in questo finale. Mancano 2 minuti. Cartellino giallo per il Fiche, per l'arciere. 1 minuto più recupero al termine. Ci crede il Real Calma, deve chiudersi gli All-Star Galactico. Attenzione, parte il tiro. Una telefonata per Sergei GK. Parte il tiro nel mucchio, attenzione. Batti e ribatti, chiedono un fallo di mano dentro l'area. Poi Sergei, miracolo, si impenna. Colpo di testa, la palla che passa. Ed è 4-4. E attenzione perché le polemiche ora. Vediamo, espulso Sergei. Finisce qui 4-4. Mamma mia. Ma che roba è? Ma che roba è? Dove sono gli organizzatori? Oh, ogni anno sempre la presa per il culo. Ma sai perché? Ma sai, chi, ma sai di chi è la colpa? Sai che i mongoli, noi che ci siamo all'inizio. All'inizio quando Lotto ti ha tirato la risata. Finché la prossima partita mi sa che la guardiamo da qua. Mi sa di sì. Pure la canna da pesca. Io personalmente mi scuso per la reazione, però poi non mi scuso di niente, mi ho solo detto buttami, poi mi ha buttato. Quando l'arbitro non sa gestire la partita, purtroppo succedono queste cose. Mi dispiace sia per gli avversari che per l'organizzazione, però è così, non è la prima volta che gli arbitri non sanno gestire la situazione. Sì, se sì, se oggi sbaglio, è stato folle. Quasi imbarazzante. Mi viene da dire anche che gli abbiamo dato un gol. Poi gol o no gol, va bene, l'arbitro non l'aveva dato, siamo stati onesti. Loro che mi tirano un calcio in testa, stanno zitti. Alla fine della partita. Tirano un calcio in testa e se ne vanno come dei conigli. Sì, conigli, ridendo, sinceramente questo non mi piace. Però quindi speriamo di vincere la prossima. E ragazzi, ci qualifichiamo. Mancano ancora due partite. È ancora lunga. Noi salutiamo Ricky e Mitico Dadda. Ci vediamo al prossimo video. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm
I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.